Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e siamo tornati di nuovo su Holly e Benji Zero. Ora voi direte ancora, quando lo porti Dream Team? E avete parzialmente e fottutamente ragione. Ma siccome è sabato e quindi c'è bisogno di un video leggero, un video easy peasy lemon squeezy, praticamente farò gli ultimi due pull più la multi free che ti danno praticamente il reset, perché fine d'ora ho rollato 4 account di cui non mi è mai uscito né un Tsubasa né un Misaki. Quindi praticamente sto sfigando proprio come la merda. Quindi sperando che almeno nel video, siccome è un video e siccome non lo so, sto sperando nella scaramanzia, nella fortuna del video, del piangersi addosso. E quindi non devo buttare un account, ma praticamente mi esce tutta la madonnina con i santi e io sì, yatta baby, e quindi non devo rerollare nuovamente. Quindi è semplicemente un video disperazione, cioè proprio i due pull della disperazione più il pull della singola e desperation double pull più free pull da desperation desperato. Quindi oltre a questo vi ricordo che c'è la pagina Facebook appena creata di Capitan Tsubasa Zero, in cui attualmente si parla praticamente di niente, cioè ci sono due argomenti in croce perché si è appena creata, quindi logicamente essendosi appena creata, logicamente ci sono tre argomenti crociati da Jesus. Ed è anche normale perché si è appena creata, quindi voglio dire la gente sta ancora entrando. Vi ringrazio per chi è già entrato, logicamente, vi lascio il link giù in descrizione. Si deve ancora sistemare, diciamo, il bannerino, io lo chiamo il banner, ma è la copertina. Si deve fare una copertina più sistemata, che in realtà il carissimo Carlo, che conosciamo tutti, Carlo Vullo. Carlo, ho dovuto fare nome e cognome, non mi denunciare. Mi ha in realtà già fatto mi avrebbe già fatto il logo, la copertina, come lo vogliamo chiamare, però non so perché Facebook me lo ridimensiona male, quindi automaticamente ho dovuto lasciare la copertina, quella la base standard che c'è anche nella pagina ufficiale di Tsubasa Zero. Ora, oltre le cianciarie da cianciare, andiamo praticamente a fare due proprio pull veloci alla velocità di Jesus, perché facciamo la multi gratuita più una multi più quella gratuita, che sarebbe del banner, che dopo la quarta, praticamente alla quarta, poi te ne danno un'altra gratis. Quindi in realtà facciamo tre multi, di cui praticamente due sono regalate, quindi sto proprio ladrando, è un video proprio ladro, un video ladro di views. Intanto, quello che sono riuscito a fare fino ad ora, perché non volevo, cioè non riuscivo a registrare un video senza pullare, anche perché non riuscivo ad andare avanti nella storia senza fare giocatori nuovi. I giocatori attualmente sono posizionati con l'autoformazione automatica, perché volevo fare una prova. Non c'è niente di speciale in questo account, assolutamente è un account vuotissimo, ma come tutti gli altri account che ho, cioè ne ho 5 o 6, di cui praticamente ho il personaggio base che praticamente mi esce, in questo caso Snyder, qua ho preso Snyder, e poi mi escono altri due o tre ciarlatani per la via, in questo caso Misugi delle medie e Matsu delle medie, quindi Matsu Furano e Misugi, questo io lo chiamo Misugi Driblaro, perché praticamente si dribla pure il mondo. E oltre a questi due non mi è uscito veramente un cazzo di niente. Ah, mi è uscito un Ollie che non ho schierato, perché praticamente è inutile, come le salsicce al festival delle patatine. No, salsicce e patatine ci stanno bene insieme. È inutile come un messicano su Capitan Tsubasa Dream Team. Quindi automaticamente ho dovuto un attimo cambiare il tutto e ho fatto finta di non aver pullato, ho fatto finta che quel pull non ci sia mai stato e che quindi in realtà io non abbia mai pullato quello stupido dannatissimo Ollie, al posto di essere uscito qualcosa di bello, che poi si era pure spaccata la palla, quindi ho detto yattara baby! Invece no, assolutamente no, mi ha proprio inculed in di culo, ma quando quelle cose che ti inculed in di culed, mi ha proprio inculated in di cule. Ora, non mi dare lo shop, perché non ti shoppo neanche un centesimo di euro. Ok, facciamo prima quella là gratuita. Quindi, pesca una volta al giorno. Ci siamo, siamo qui. C'è una bandiera, quindi significa che non c'è niente, neanche uno. Cioè, uno per far vedere. Dammi un difensore, che non c'è manco un difensore a 3 stelle. Dammi un difensore, almeno c'è un difensore, cazzara baby. Invece no.
Speriamo sempre in uno spaccamento di pallone, cioè in un pallone che diventa arcobaleno, rainbow, e quindi automaticamente è una cosa buona, ma mi stanno uscendo solo i cessi dei cessi. Ciao Olli, come sei bellina, babuccia! Belli, papà, marone, come sei frisca! Sta rovesciata la tengo solo 8.872 volte. Madonna, come sei bello, mamma mia. Ti hanno eliminato. Nel manga a un certo punto ti hanno cancellato, hanno detto è troppo brutto. Cioè, proprio troppo brutto. Noi non lo vogliamo. No, tu esisti sempre, però sì, eri scemo, scemo sì. Ne cagnate niente. Va bene, bello. Napoleone. Peccato che non tengo la tua versione a 3 stelle, perché altrimenti ora che mi dai il tiro del cannone che poi... Vabbè. Andiamo avanti. Bellissimo anche tu, un'apparizione, che secondo me se, più avanti nella serie praticamente tu sei quello là che vende panini a chi rimane a giocare nella J-League. Però è una possibilità, magari fa il panettiere. Il panettiere vende panini, ok, quindi fa un altro lavoro. Ragazzi, sto fuso. Ok, tiro di fuoco, quindi posso potenziare teoricamente quello che ho attualmente, uno di Yattarabebe. Ao Sakuma, famosissimo, lui invece fa il giardiniere, quello fa il panettiere, questo fa il giardiniere. Ognuno ha le proprie mansioni. Diaz, 2 stelle. Cioè, io vorrei capire, quello che io non ho capito di reale, perché uno, io devo essere onesto, no? Tu mi dici che sei nuovo, ok? Io mi devo capire tra questo tiro di fuoco e il mio tiro di fuoco cosa cambia? Vabbè, comunque questo lo capirò dopo, lasciamo perdere, questo lo capirò dopo. C'è anche un trasferimento raro, una singola, una volta al giorno, una sola. Che logicamente il pallone non diventa arcobaleno, nitta, va bene, non fa niente, già, ti tengo proprio già versione identica, cioè potevi pure non uscire, non sarebbe cambiato niente dall'esistenza. Non capisco perché tu sia uscito ancora una volta. Vabbè, ciao, grazie. Pesca di nuovo, no, eh? Non me lo dai gratis. No, ci ho provato, però. Figlio di sbuccala. Che tu eri il mio portiere nella versione Jump. Perché non ti ho più? Che nella versione giapponese in tre pull c'avevo tutto un team. Qua invece niente. Sto rerollando 10.000 volte. Ma non è che qua c'è lo script. Io qua porto la teoria di Roberto Savi. Qua c'è lo script. Comunque, andando avanti, pull, let's go Minna, let's go, sta caricando, Olli che tira, quando Olli tira è buono, dai anche un pallone, ma come, ah no, 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 quando Olli tira, quando c'è l'animazione di Olli che tira c'è un SSR garantito, o almeno il giapponese, il giapponese così mi ha insegnato. Se non usciva un... Ma vaffanculo a chi te è morto, yeah, ma la puttana di tua mamma, ma un difensore di latrina pure! Ma almeno uscivi uno figo! Ma vaffanculo, va! Ma va a cacare, fotti di stronzo! Ma che cazzo me ne frega, difensore del Nankatsu, pezzo di merda! Margus, vaffanculo a tua mamma, la puttana di tua mamma, quella puttana nera, nera, zoccola! Ya, ma che me ne frega, ma onestamente, ma che me ne frega, ma che me ne frega, poi qualcuno sotto mi scrive come sei volgare, non ti preoccupare, già YouTube ci pensa, il fatto che sono volgare mi mette meno pubblicità, quindi non ti preoccupare, c'è bisogno che me lo venite a dire che sono volgare, già è già che viene volgare, ehi, madonna, madonna, ma vaffanculo, vai, ma che cazzo, Ren? Ma non si spiega, dai! Ma come gemelli cacacazzu! Ma siamo seri! Ma che... Maronna, Kick! Maronna! Dai, ah, ma come mi è uscita l'animazione di Holly? Ma che cazzo! Ma siamo seri! Ma le maronne volanti! Mannaggia, ben spammue! Ya, come posso sperare che si illumina un altro pallone? Cioè, è improponibile! Ma è improponibile che succeda un'altra volta! Già è successo 2 volte e mi succede di nuovo un'altra volta! E che succede? Cioè, ho capito che c'ho il culo sfondato, però a tutto c'è un limite! Vabbè, è andata a puttane, grazie! Qua non è che lab, grazie compagnia, grazie, mi ha fatto tittare l'account, una fangula mamma, che la grande troia, nata voto tuo panettiere, nata voto, l'altra volta il panettiere, mannaccia!
Il panettiere, cioè a me mi è uscito il panettiere 7 volte. Ok, ma questa è gratuita. Se non mi esce neanche da qua uno. Ah, quella già era gratuita. Ok, quindi devo ributtare, devo iniziare il ciclo. Madonna, che. Non c'è stata neanche l'animazione di Holly che partiva. Quindi qua non si spacca neanche il cazzo. Qua rimango solo io e le matosche. Guarda, guarda. Già piangiamo. Bello, Mario, tiro triangola, bellissimo. Un sogno. Maronna, bello, bello, bellissimo. Un ciuscio. Guarda, ti fanno i baci. Cioè, io devo rerollare un'altra volta. Basta. Basta. Sto al sesto, quinto reroll. Basta, vi prego. Non ce la faccio più. Ma è solo reroll. Reroll. Madonna, cioè, ma non è che ci vuole chissà quanto a rerollare, per l'amor di Dio, però che Madonna, com'è possibile che dichi tutta sta sfiga? Il giapponese in un pull mi ero portato a casa tutto il banner, un pull, uno. Dopo quando ho ripullato mi sono ribeccato di nuovo tutto il banner, tutto, cioè avevo i tripli doppioni, questo però non mi esce niente. Era meglio che rimanevo un coppo giapponese. Giapponese. Ci c'era un guadagno di salute. Necha Maroshken. Faman Maroshken. Bucchina lo fa neve. La triage. Spaccati almeno un pallone. Non mi può far rimanere male così. Sono debole cuore. Ya, voglio. Io mai tengo un problema cardiaco. Sono Julian Ross dei Pool. Ma va a fa mocca chi è morto. Vabbè, vaiù, quando uno non è certo, no, sciappa i mo di sti cessi, cosa me ne faccio? Me li chiavo in quale culo? Madonna, ok, praticamente io dovrei di nuovo rimettermi a farmare, perché praticamente mi è uscito un cazzo di niente. Vediamo un attimo la formazione, se ora, vabbè, non me lo darà mai, perché questi sono livellati. Costruzione automatica, prova, formazione più giocatori. Ah, me lo dà, ok, quindi il nano di Sfacimma, il chi dà morto a 3 stelle. No, raga, è una vergogna, ma è una vergogna, però, ma perché su Snyder me lo dai qua? Cioè, io non sulla Snyder sulla fascia laterale in automatico, il mio top bomber da paga a cadella mi rengo oppulato. Cioè, ma tutto approcide a capo di monta approcida. Vabbè, comunque ragazzi, pool di merda, una merda, cioè una merda proprio, una merda, cioè veramente Bruno, non ho mai visto uno schifo così, non mi è mai uscito, non sono mai stato così sfortunato. Ma poi lasciamo questo, chi mi dai? Mi dai un Tachibana, la cosa che di su Dream Team clicca e ti esce, no? Mannaggia il clero. Vabbè, comunque ragazzi, totalmente scontento, ma proprio in un toto super scontentissimissimissimissimissimo a pensare che io volevo fare un video in cui praticamente conservavo le palle per fare i 4 step insieme più quello gratuito 5, quindi sarebbe uscito un video decente. E poi ho detto no, non ce la faccio, devo fare la storia, mi serve qualche personaggio nuovo, ma io non ho avuto niente, c'era cioè, meglio se conservavo, cioè boh, non lo so. Vabbè, comunque tra me di qua e Mara che sclera di là, direi che questo video è andato totalmente. Quindi ragazzi, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per aver visto questo fantastico video. Vi invito, logicamente, a entrare nella pagina Facebook che trovate, pagina, gruppo, che trovate giù in description, in cui praticamente un giorno riusciremo ad essere la top pagina di Capitan Tsubasa Zero. E a scambiarci i consigli costruttivi, perché attualmente, oltre a non capirci un cazzo di niente, quindi andare a giocare a Tecapocchiam, che è giusto così perché è un gioco appena uscito, la prima settimana di testing, no? Quindi la prima settimana si gioca a Tecapocchiam e poi dopo si va in linea retta. Quindi anche questo account, secondo me, è meglio se lo rerollo.
Perché già metà della storia è andata c'è stata fatta, non metà della storia no, però voglio dire, già è stata fatta un sacco di cose. Ma non mi conviene più fare un reroll, faccio il primo pull, se mi esce qualcosa di buono lo tengo, se no rerollo di nuovo. Perché altrimenti così, praticamente mi vado solo a fottere un sacco di cose per niente, per un cazzo di niente realmente. Quindi raga, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, lo sclero finale almeno valeva. Per questo video è tutto, se ci becchiamo alla prossima puntata di Dio Sclero, sclera con me.